patate al forno, oppure le parmentier, oppure le patate arrosto. Boh, lo sentite chiamare in tutti i modi, però credo che ci siamo capiti di cosa stiamo parlando. Allora, mi sono preso questi 10 minuti di pausa per registrare questo video, poi devo andare in cucina perché appunto devo lavorare ad alcune patate arrosto e così ho pensato di girare qualche considerazione per voi. Sembra una roba facile. Taglia le patate, pezzi come vuoi tu, buttali su una placca e scaraventa in forno. Però, quanto grosse le tagliamo? Beh, al nostro gusto, naturalmente. Ma prima le passiamo nell'acqua fredda oppure no? Qualcuno dice sì, qualcuno dice no. Gli diamo una scottata in acqua bollente, qualcuno la chiama chiarificazione. Qualcuno dice sì, qualcuno dice no. Addirittura qualcuno dice friggile un attimo prima. Qualcuno dice sì, qualcuno dice no. Le mettiamo in forno. Qualcuno dice lascia il portello un pochino aperto. Perché? E tutti dicono di tenere il portello aperto. E a che temperatura? Ah, ho sentito di tutto. 170, 180, 190, 200, qualcuno 210. Ho sentito di tutto. Prima di metterle in forno, le passiamo con un filino d'olio oppure no? Il rosmarino, qualcuno addirittura l'aglio, ce lo mettiamo oppure no? E cosa succederà? E poi quanto tempo? Perché, guardate, ho visto di tutto, da 20 minuti a un'ora. Guardate, fare le patate arrostite al forno è un vero e proprio corso di cucina. Io credo che 2 giorni potremmo tranquillamente fare solo patate, senza mai ripetere 2 volte la stessa cosa. E impareremo veramente tantissimo della cucina al forno, perché le patate al forno sono un banco di prova veramente importante, non perché si debba farle bene o perché si debba farle male, ma perché in fondo noi vogliamo imparare cosa succede se cambiamo qualcosa, cioè l'aspetto della tecnica di cucina. Perché noi o prendiamo una ricetta, la seguiamo come vengono, poi decidiamo se ci piacciono oppure no, cosa che mi è capitata spesso di sentir dire. Una persona mi dice, io ho seguito quella ricetta, mi sono piaciute molto, quell'altra ricetta non mi piaceva. Perché? Perché chiaramente ogni ricetta porta le patate a una configurazione finale sulla base di chi ha scritto quella ricetta e speriamo che l'abbia provata. Poi può piacere o non piacere, ma non è che la ricetta sia giusta o sbagliata. Ecco, io vorrei iniziare questa mia chiacchierata, qualcuno direbbe il mio sproloquio, proprio da questo, e cioè voi dovete avere nella vostra testa la consistenza della patata. Sì, ovvio, no? Lo starnuto doveva arrivare adesso, se no che gusto c'è? Lo togliamo sto pezzo di video? Io sono via di video naturale, quindi mi sa che non lo toglierò.
La consistenza, il sapore, la crosta, quanta crosta, la voglio spessa, dura, croccante o morbida, ben accennata, sottile. E poi la dolcezza. Per esempio, per me le patate devono sapere di patate, non di amido cotto. E qualcuno invece ama l'amido cotto, che diventa praticamente zucchero. In bocca si squaglia. Qualcuno dice che questo è positivo. Dice, ma sono belle queste patate, perché tu le metti in bocca, quasi si squagliano. Per me è una cosa negativa, perché invece a me piace schiacciarle. Non voglio una roba che mi si squaglia in bocca. Ma mica che quel signore lì stia sbagliando. Sono gusti. Non c'è scritto da nessuna parte quale deve essere il risultato finale. Allora noi cominciamo con lo stabilire questo. Io nella testa, nella mia testa, le mie come le immagini. A questo punto, con questa visione, procediamo. Le tagliamo. Quanto? È chiaro che più sono piccole, minor tempo servirà per cuocere. Queste volte. E maggiore sarà la regolarità dentro fuori. Perché? Perché la patata ha una massa bella consistente. Quindi se io le faccio più grosse, non posso pretendere che il fuori e il dentro sia cotto allo stesso modo. La regolarità della cottura non può esistere in un caso del genere, a meno che non abbassi molto la temperatura e allunghi tanto il tempo. Una certa difformità su tempi ragionevoli c'è per forza. Poi una patata cotta a una temperatura più bassa in forno, con un tempo più lungo, tende sempre di più pericolosamente a sembrare una patata lessa. È sbagliato? No, non è sbagliato. Si può intervenire correggendo in qualche modo? Sì, certo che si può intervenire correggendo in qualche modo. Per esempio, potrebbe essere il caso appunto di prefriggere prima. Non casualmente chi prefrigge le patate quasi sempre le taglia medie almeno e anche qualcosa di più. Difficile che si prefrigga prima una patata tagliata piccola. Perché? Perché così è già cotta. Non c'è bisogno di andare poi in forno. Sarebbe un passaggio inutile. Va bene. Le teniamo in acqua, però guardate, se le tenete in acqua ha senso solo se l'acqua è ghiacciata, cioè l'acqua fredda del rubinetto non è sufficientemente fredda per fare il suo lavoro, deve essere ghiacciata. Quindi quando facciamo questo lavoro c'è proprio un cumulo di ghiaccio enorme, quindi farlo nei ristoranti ha un senso, perché? Perché abbiamo la macchinetta del ghiaccio, quindi tiriamo su un bel po' di badilate di ghiaccio, le buttiamo e l'acqua tutto sommato è poca. Ecco, così c'ha un senso. Naturalmente si può anche buttare in abbattitore, che il risultato è circa simile, che si fa prima e non ci avete da eliminare ghiaccio. A casa può aver senso se le patate sono poche, perché vi sfido ad avere tutto sto ghiaccio. Poi se uno ce l'ha, va bene. Quindi, se non l'avete mai fatto, una volta provate. A cosa serve? Due cose fondamentalmente. Abbassando la temperatura, velocemente, la temperatura della superficie, la si blocca un po'. Si riduce il rilascio di amido da parte della patata. La parte esterna, durante poi la fase di arrosto, verrà un filino più consistente. Tenderà fondamentalmente ad avere a darvi una sensazione di arrostito superiore. Quindi fondamentalmente non è tanto che l'amido viene portato via, l'acqua fredda in realtà non porta via chissà che amido, tant'è che quando l'acqua è veramente ghiacciata di amido poi nell'acqua ne vedi poco. Più che altro lo blocca, non vorrei dire che lo congela, perché ovviamente non è congelato, però lo blocca. Inoltre abbiamo un secondo risultato. Ed è fondamentale questo lavoro, soprattutto quando poi le patate in realtà si fanno fritte, quindi le patatine fritte sono quasi sempre raffreddate prima di essere fritte. Nel caso della patata arrosto non è così importante.
e secondo i gusti di molti, in realtà se non lo fai è meglio, quindi lì ancora una volta vince il vostro gusto finale. Scusate, c'è stato uno stacco perché mi è arrivata una telefonata e ho dovuto spegnere tutto e adesso ho disattivato la linea così non succederà più. Quindi dicevamo che non è fondamentale che ci sia la fase di raffreddamento delle patate perché questo dipende dal risultato che volete ottenere. Va bene, l'abbiamo raffreddata o forse no, appunto. A questo punto andiamo a vedere la fase successiva. Chiarificazione. Sbianchimento. Alcuni usano questa espressione. Qualcuno dice sbollentata. Va bene, cioè, l'importante è che ci siamo intesi. Acqua bollente e patate buttate dentro. Attenzione, acqua già bollente. Cosa succede? Un'ulteriore chiusura della superficie esterna si comincia a formare una sorta di prima vaga crosta, cioè in sostanza l'amido, la parte di amido esterna viene, si comincia già a cuocerlo. Inoltre inizia anche una cottura interna. Normalmente questo viene fatto soprattutto per patate tagliate in modo medio grosse, per cominciare ad avere una prima fase interna di cottura e quindi una maggior regolarità quando poi andremo ad usare il forno fino alla fine. Perché? Perché una cosa che si è verificata è che a volte il dentro della patata resta un po', diciamo, scarsamente cotto in relazione al risultato finale desiderato. Addirittura qualcuno dice di friggere, non solo di sbollentare in acqua, non tutte e due, o uno o l'altro, è perché si vuole evidenziare ulteriormente questo effetto. Un giorno un mio collega anni fa mi disse che le patate fritte prima di essere passate in forno, però fritte non fino a, come dire, al risultato finale. Fritte va inteso come buttate nell'olio bollente per 1 minuto, non di più. Secondo lui erano più pulite, più nitide, intendo proprio come aspetto visivo della superficie delle patate. È vero. Poi bisogna capire quanti presterebbero attenzione a una cosa di questo genere, lui evidentemente le voleva così e quindi giustamente lo faceva. Poi uno può dire, vabbè, ma io così devo friggere, devo prendere l'olio così. Infatti a casa non si fa quasi mai, si fa più che altro nei ristoranti, dove comunque la friggitrice è lì, quindi non è che... Però in questo caso, prima di buttarle dentro nella friggitrice, che siano ben asciutte, se no ci sarà un bel po' di schiuma in giro. Va bene. Fatta questa cosa o non fatta, per esempio per patate tagliate piccole, normalmente non si sta a buttare in acqua bollente, non serve, però ripeto, solo voi potrete decidere. Il forno intanto lo stiamo preriscaldando, temperatura 180 gradi. Il forno deve essere ben caldo nel momento in cui gli si buttano dentro le patate. Attenzione, perché 180 gradi? 180 gradi è la temperatura ufficiale dell'impiego del forno nella cucina classica, il che non vuol dire che debba sempre essere usato a 180 gradi. Ci sono ricette che si eseguono a 190, a 200, persino a 210, ma quando non si dice niente, la temperatura è 180, cucina classica. Io vi consiglio di iniziare le vostre prove a 180 gradi, poi in base al risultato finale che volete ottenere, in base alla dimensione delle patate, in base al tempo di applicazione della temperatura, è possibile che voi dobbiate salire difficilmente a più che 200 gradi oppure che dobbiate scendere difficilmente a meno di 170 gradi. Di solito il range è questo qui. Però guardate, la maggior parte fa 180 e fine.
Io 190 non mi dispiace. Ma perché? Perché le taglio in un certo modo e le voglio gustare in un certo modo, non perché sia quello giusto, non perché l'ha detto Fra Chef, perché a Fra Chef piace così. Ma già quando io le faccio per i miei clienti in base al ristorante, a volte questi parametri, la temperatura la cambio. Perché? Perché quello che conta è come vogliono mangiare le persone, non come voglio mangiarle io. Io non è che cucino per me, cucino per gli altri. Va bene. Temperatura 180, però attenzione, in un ristorante normalmente per avere 180 gradi preriscaldiamo a 190, massimo 200. La maggior parte dei produttori dei forni dice di dare un boost, un aiuto di una ventina di gradi. A cosa serve? Apro il portello, infilo una massa fredda, chiudo e il forno è già franato di una decina di gradi almeno. Solo che un forno professionale poi per recuperare quei 10 gradi ci impiega 10 secondi. A casa vostra non è così. Intanto quando aprite il portello e infilate una massa fredda perdete 50 gradi e non 10. In più, per recuperare quei 50 gradi ci vogliono 50 minuti. Quindi voi credete di cucinare le patate a 180 gradi, in realtà le state cucinando, se va bene, a 140-150. E questa cosa è facilmente verificabile se prendete un termometro, lo infilate dentro, ve ne accorgete. Inoltre c'è il problema che le patate sono fredde. Quindi voi introducete una massa ben fredda in un ambiente caldo, è chiaro che tutto si abbassa, non è solo il fatto che avete aperto lo sportello, e già basterebbe questo, ma il fatto che voi introducete una massa nel forno. Quindi voi se sono tre patate è un conto, ma se mettete dentro due placche di patate è ovvio che c'è una bella massa. Quindi a casa io vi consiglio di preriscaldare il forno a temperatura ben più alta. Quindi se volete cucinare a 180, preriscaldatelo a 220. E se volete cucinare a 200, preriscaldatelo a 240. Perché guardate, quando mettete la massa di patate, l'abbassamento è rilevante, è significativo. Okay? Poi naturalmente una volta che avete inserito le patate, abbassate la temperatura, se no andate avanti a 240 secondo il forno. Poi non sono reali, ma dopo un po' lo diventeranno, quindi dipende dal tempo, perché è chiaro che se io queste patate le voglio tenere soltanto 20 minuti, probabilmente a 240 non ci torna più in 20 minuti. Però se poi invece voleste andare per 40-50 minuti, a un certo punto ci arriverà. Quindi ricordatevi di abbassare. Va bene. A casa, se avete due resistenze, una sopra e una sotto, accendetele tutte e due perché una non basta, anche se decidete di prendere le patate e metterle su, perché ripeto, la massa termica che voi andate a inserire è significativa. Le patate inoltre sono umide e quindi questo complica ulteriormente. Allora, le patate arrosto, per la maggior parte dei gusti che ho avuto modo di sperimentare negli anni, arrosto vuol dire secco. Quindi io mi aspetto che la superficie delle patate sia leggermente disidratata, cioè che ci sia secchezza. Arrosto vuol dire questo, cioè una roba tutta umida, non è arrosto, è lesso nella percezione delle persone. Perché qui vi ricordo che stiamo parlando di psicologia, perché si tratta di capire nella testa cos'hai. Adesso, nei forni professionali, per noi è facile, abbiamo un modulo di deumidificazione nei forni, abbiamo dei parametri, una manovella, dei pulsantini da schiacciare, un touchpad a seconda del modello che c'hai, e dici voglio meno 10, voglio meno 5, voglio 0, dipende anche dalla scala fornita dal nostro forno. Alcune vanno soltanto da 0 a 100, altre invece vanno 0 e mezzo, meno 50 o più 50, quindi poi vi regolate in base a questo, però diciamo che non vogliamo umidità nel forno. A casa come fai? A casa c'è qualche trucchetto, però è solo qualche trucchetto. Io, mentre preriscaldo il forno, ogni tanto apro lo sportello e lo richiudo per far uscire un po' di umidità. Quando inserisco le patate, devo aver aperto e richiuso un 5 minuti prima. Dici, Fra, ma tutta questa roba per fare patate? Se volete il risultato regolare, replicabile, che le patate vengano sempre uguali, sì. Se poi vi va sempre bene, e una volta sono leggermente di più, e una volta sono leggermente di meno, e a voi va bene lo stesso, fregatevi. Ma se ci tenete alla replicabilità del processo, sì.
bene. Quindi tento di far sfogare questa umidità. Butto dentro le patate e queste cominciano a cuocere. E qui il problema è che intanto che queste patate si cuociono nel forno, si stanno arrostendo per l'esattezza, le patate sviluppano ulteriore umidità. Questo è il motivo per cui molti consigliano a casa, non fatelo in un ristorante per favore, di tenere lo sportello leggermente aperto. Un giorno Lessi da qualche parte infila un cucchiaino. Infila un cucchiaino perché gli lascia una fessura appena appena che dovrebbe far uscire l'umidità senza far uscire troppo il calore. Ecco, se fate una cosa del genere, a parte che bisogna capire cosa ci avete sopra, perché se sopra ci avete le manopole di regolazione del forno c'è il rischio che le bruciate e quindi secondo me sarebbe da evitare. Se non è così e lo fate, ovviamente tenete una decina di gradi in più perché dovete compensare quello che se ne va via continuamente intanto che avete sta fessura aperta. Qualcuno invece tiene la temperatura fissata e piuttosto ogni tanto apre il portello e chiude il portello subito solo per avere uno sfogo. In sostanza, st'umidità se ne deve andare, se no tendono a diventare patate lesse, non patate arrosto. Va bene. Nei forni professionali, nei ristoranti, invece, sulla base del come vogliamo le patate, andiamo a stabilire se l'umidità che ci serve o soprattutto che dobbiamo mandare via, cioè in sostanza il modulo di deumidificazione, lo teniamo a 5, a 10, a 15, a 20, a 25, sulla base del risultato che vogliamo, non c'è una regola fissa. Spesso questi forni hanno dei programmi preimpostati e sono ovviamente preimpostati da un marketing chef che ha deciso che nella media mondiale le patate dovrebbero essere fatte in un certo modo e poi puntualmente noi nei ristoranti cambiamo questi parametri proprio per adattare il tutto alle patate desiderate dalla nostra clientela. Una volta che l'hai fatto, risalvi il programma di modo che poi ogni volta che si vanno a cucinare le patate saranno cotte sempre allo stesso modo. E non che sia nella mia testa, per cui mi devo ricordare di dire a tutti i miei colleghi che ogni volta che si fanno le patate si devono fare in un certo modo. Lo fisso in un programma e buonanotte a casa, I'm sorry, non potete, vi tenete quello che avete, gli appunti da qualche parte. Va bene, quindi sfoghiamo. Io mi fermo qui. Tenete presente però che si potrebbe andare avanti, ma diventa un po' più complicato. E cioè, spesso le patate arroste sono fatte con una doppia cottura, quindi al di là del fatto che ci sia la chiarificazione iniziale o sbollentatura, quindi salva quella, fatta o non fatta secondo i nostri desideri, comunque le patate non si portano a cottura finale nel forno, ma c'è una sorta di precottura e una cottura successiva, per due motivazioni. La prima motivazione è che io potrei voler preparare le patate per usarle domani. Quindi io devo sapere che domani le devo riportare in temperatura. E sto riportarle in temperatura è una sorta di cottura. Se io oggi le faccio finite e domani poi le vado a riscaldare, saranno patate riscaldate. Il motivo per cui a molti le patate fatte così non piacciono è proprio questo. E cioè che io oggi in realtà le avevo finite. Quindi se le mangio domani non le devo portare a completamento, perché se le porto a completamento oggi saranno buone, ma domani no. Dici, ma se io voglio mangiare oggi e poi domani scaldare, domani ti mangi le patate scaldate. Oppure una porzione la tiri fuori un po' prima ed è quella porzione che poi mangerai domani. Quindi una delle motivazioni della doppia cottura è questa, e cioè che la prima serve a portare quasi a completamento e la seconda serve a rigenerare il giorno dopo o comunque quando sarà, magari lo sto facendo stamattina o per stasera. La seconda motivazione per cui si fa una doppia cottura è che la prima cottura potrebbe avere il senso di portare la regolarità interna, quindi una certa temperatura che mi arrostisce le patate ma senza darmi la crosta, e la seconda invece fa l'atto finale del dare la crosta, o l'inverso, perché alcuni cuochi preferiscono fare all'inverso. Però capite che entriamo in un campo particolarmente così complicato perché poi lì entrano in ballo ancora di più i gusti, le attrezzature di cui abbiamo la disponibilità, i tempi che ci sono tra la prima fase e la seconda fase, eccetera, eccetera. Diventa tutto più complicato, però chiaramente il risultato poi è notevole. Quindi se uno ha modo di fare queste prove, chiaramente la soddisfazione sarà ampia. Va bene.
Credo di avervi dato un cenno un po' su tutto. E poi, se avete domande, come al solito, c'è il salotto a cui potete partecipare. Se non sapete cosa sia il salotto, mettetemi un commento che vi passo le informazioni. Saluti, baci, abbracci e ci vediamo al prossimo giro. Ciao!